Presidente, nel suo intervento di apertura parlava di un dato allarmante per la provincia di Trapani, per la Sicilia in generale, e con la disoccupazione giovanile. A parer suo, siamo allo start di questa alternanza scuola-lavoro, tanto si sta giocando nella comunicazione per fare capire di avere un approccio diverso verso il mondo occupazionale. Servirà? Sicuramente a risolvere il problema della disoccupazione no, soprattutto nel breve, però servirà a far cambiare un po' mentalità. Fino all'altro ieri dentro le scuole non si parlava di impresa, non si parlava di lavoro. Oggi con questo obbligo introdotto dalla legge sulla buona scuola, studenti e anche scuole sono obbligate a far trascorrere parte del percorso scolastico di ogni studente dentro le imprese, che è per cui, diciamo, il motivo per cui mi trovo oggi qui a cercare di far capire cosa gli aspetta domani. Quindi non solo studio sui libri o seduti dietro i banchi. Far prendere contezza in se stesso, che è più portato per la manualità. C'era qualcuno che in passato diceva che la scuola, oltre ad insegnare questioni teoriche, deve anche insegnare alla vita. E purtroppo il lavoro è una parte, una variabile fondamentale nella vita di ognuno di noi. Serve anche l'alternanza scuola-lavoro nel fracchiarire le idee al soggetto stesso, al ragazzo stesso. Ma sì, perché serve anche per orientarsi, per capire ad esempio quali aziende ci sono nel proprio territorio, perché anche qui un'altra questione che oggi è stata in qualche modo da me sollevata è che quasi tutti i ragazzi che decidono di laurearsi devono andare a trovare un lavoro fuori, sia perché non ci sono aziende, ma a volte perché i percorsi universitari sono avulsi dal contesto territoriale. Se rimane tutto asettico e avulso dalla realtà, faremo soltanto laureati, disoccupati e che dovranno cercare lavoro altrove. In un mondo globale bisogna pensare al locale, bisogna fare sistema, una scuola che accompagni i ragazzi sul posto di lavoro penso che sia un'occasione straordinaria, ma anche per fare cultura, per tirar fuori questa Sicilia e questa nostra provincia da un'immagine negativa, penso che sia un'occasione straordinaria che non va persa.